Grazie Presidente. Allora, innanzitutto volevo sottolineare un aspetto. Molti colleghi hanno voluto stigmatizzare il fatto che in questo decreto siano stati inseriti molti altri temi anche al di fuori del discorso fiscale. Mi sembra che sia successo con una certa regolarità in tutte le legislature precedenti e quindi anche questa volta effettivamente sono stati inseriti dei provvedimenti, e per fortuna, che intervengono su delle urgenze, su delle emergenze. E quindi ben venga che ci sia un fondo di 500 milioni di euro per il solo anno 2019 e altri 50 milioni per l'anno successivo, finalizzato in particolare ai settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni, la sicurezza, nonché la manutenzione della rete viaria e del dissesto idrologico, nelle zone colpite nei mesi di settembre e ottobre, dove ci sono state delle calamità naturali veramente che hanno impressionato tutti. Penso che ognuno di noi abbia negli occhi alcuni fotogrammi di ciò che è successo in Veneto piuttosto che in Liguria. Quindi è un'urgenza, sì, è stata inserita, sì, per fortuna. Si è cercato di dare una risposta nel tempo più stretto possibile, quindi ben venga. Ma non solo, si è ripreso un provvedimento che viene dal passato e che il governo ha deciso di rifinanziare. Sto parlando dell'aspetto del bonus bebè. Il bonus bebè per il quale anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 ci sarà un assegno riconosciuto per ogni figlio appunto nato in questo periodo, aumentato ulteriormente del 20% nel caso di secondo figlio o terzo o quarto. Quindi viene ribadito un concetto che è stato fissato nel programma di questo governo, ovvero un sostegno alla natalità, perché in un paese che è risaputo vecchio come l'Italia, forse bisogna mettere in campo, e questo è un pizzico, è un passo, bisogna mettere in campo delle politiche per far sì che le giovani coppie decidano non solo di mettere su famiglia, ma decidano e siano in grado poi di crescere dei figli e garantire loro un futuro. Io do solo qualche dato perché poi la forza dei numeri è sempre potente. La popolazione anziana sopra i 65 anni al 1 gennaio 2018 conta 13.644.363 persone e rappresenta il 22,55% della popolazione totale italiana. La fascia invece degli under 14 rappresenta il 13%, il 13,35%, con 8.080.176 bambini. Quindi la diversità, la divergenza tra il 22,55 e il 13,35% ci fa dire che l'indice di vecchiaia del nostro paese, cioè il rapporto tra la popolazione più anziana, gli over 65, e la popolazione under 14, è del 168%. Allora, questa tendenza, che significa tante altre cose, cioè quante pensioni dovranno essere pagate, quelle fasce che invece dovranno lavorare per pagare le pensioni, cioè è qualcosa di davvero importante. Allora, bisogna che vengano messe in atto tutte quelle proposte per far sì che il tasso di natalità aumenti e mettere in atto tutte le politiche che possano favorire anche questo, quindi la conciliazione dei tempi anche per le donne e tutte le politiche per la famiglia di aiuto. Quindi
questo provvedimento, che appunto è un rifinanziamento di qualcosa che c'era già nel passato, nei passati governi, è qualcosa di importante, è una piccola cosa ma è importante. Ma poi volevo parlare anche da comasca, visto che sono nata in quella terra, due provvedimenti. Uno, il primo è quello che riguarda Campione d'Italia e che ha destato grandissima preoccupazione in tutta la zona confine con la Svizzera. Il governo ha optato per la nomina di un commissario straordinario che è incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco, che si dovrà raccordare con gli enti locali, territoriali e non della Lombardia. E questo proprio per permettere, visto che c'è anche un'emergenza occupazionale importante, per pensare, anche grazie a degli sgravi fiscali importanti, di poter rilanciare questa parte piccolissima d'Italia e far sì che possa ripartire. Concludo e attrarre investimenti. Un'altra soddisfazione, chiudo Presidente, è invece per l'approvazione di un emendamento che riguarda la variante della Tremezzina, cioè il lato, un'importante strada sul lato occidentale del lago di Como. È una zona meravigliosa che ha questa strada che da 20 anni si cerca di migliorare, appunto con questo progetto della variante della Tremezzina, ma ci sono stati tantissimi problemi e quindi bisogna operare, e si è votato tutti insieme per operare una proroga proprio per permettere di non perdere uno stanziamento statale di 210 milioni che si aggiungono ai 120 messi da Regione per il patto per la Lombardia. Vi assicuro, non solo per il turismo ma anche per tutti coloro che vivono lì, rappresenta un futuro molto più facile per le imprese, per le famiglie, per tutto. Quindi grande soddisfazione. Grazie Presidente, ho finito.